Träumen ist sehr wichtig. Sognare è importantissimo. Dass man Träume hat und weiß, sognare è sapere quale direzione prendere o anche solo accorgersi di essere sulla giusta strada. Da piccolo in realtà avrei voluto diventare pasticcere o direttore di circo, ma alla fine credo di aver trovato cosa mi appassiona veramente. L'architettura per me non è più soltanto un lavoro, è un hobby. L'architettura mi affascina al di là degli oggetti fisici. Per esempio c'è la componente sociale. Costruiamo per delle persone che si muovono in uno spazio che l'architetto prestabilisce in ogni dettaglio. E vi si celano dietro così tante storie che ci conducono verso questo oggetto fisico, ma che poi sono sempre diverse tra loro, il che in realtà rende il tutto più emozionante. All'inizio viene studiata l'area edificabile e poi sostanzialmente cominciamo con una ricerca. Quali sono gli aspetti culturali più particolari? Quali sono i materiali tipici che potremmo inserire nel progetto? E da questi parametri proviamo sostanzialmente a creare qualcosa di nuovo. Ma credo che in generale si possa creare qualcosa di nuovo solo quando si comprende l'antico. Neues schaffen, wenn man altes auch versteht. A Oberholz, per esempio, siamo partiti da un tetto a due spioventi, che è poi diventata una completa reinterpretazione della classica baita alpina. L'idea di base era una specie di tronco d'albero caduto che cresce dal terreno con queste ramificazioni. Alla fine di ogni ramificazione si trova una finestra panoramica che coglie la bellezza di questa natura. Questa struttura a coste è in qualche modo estetica, ma è soprattutto la struttura portante della baita. E qui vediamo questa parte in calcestruzzo faccia vista, che distingue chiaramente le funzioni pubblico accesso e servizi. Ecco, in questa insenatura abbiamo una stube. Ricorda una classica stube, ma interpretata in chiave contemporanea. La maggior parte delle idee non nasce qui in ufficio. Le idee vengono sedute in un bar, o in riva ad un lago, oppure in montagna. Arrivano questi momenti in cui di solito ho questi flash e penso, sì, questa potrebbe essere una buona idea, un nucleo per il progetto. Hi Peter, how are you? Good. How are you doing? Il progetto ad Abu Dhabi in realtà è nato durante una ristrutturazione in Puglia. Lì, nelle vecchie ville, si ritrovano elementi architettonici del mondo arabo. Noi li abbiamo colti e reinterpretati. Il committente ha trovato questa villa ristrutturata su internet. In verità solo una foto. Mi ha poi chiesto per email se fossi interessato a costruire una villa in Abu Dhabi per lui e i suoi figli. All'inizio pensavo si trattasse di una spam mail, ma due settimane dopo eravamo già ad Abu Dhabi. La nostra impostazione è quella di dare al committente un valore aggiunto in termini culturali. All'inizio si tratta ovviamente solo di cifre. Le cifre però sono relative. Quando si riesce a convincere il committente a realizzare un'architettura che sia longeva e attiri una certa clientela, il budget diventa ammortizzabile. E credo che questo approccio sia anche il futuro nell'ambito del turismo. Le Mirror Houses sono due appartamenti vacanza poco fuori Bolzano che si affittano facilmente soprattutto grazie all'architettura. Il progetto si basa sull'indicazione del committente che vive nella casa contadina di rimpetto di non voler vedere i due edifici piazzati nel suo giardino. Architettonicamente era per noi importante non entrare in concorrenza con la casa contadina. Anzi, in realtà volevamo creare quasi un'opera d'arte nel giardino.
Grazie a questa apertura graduale nel rivestimento in alluminio, la facciata si apre completamente e allo stesso tempo, con questa leggera elevazione dell'intero oggetto, si ottiene un effetto di sospensione, oltre a una migliore vista panoramica. Siamo praticamente una startup. Abbiamo cominciato da appena un anno e mezzo. Ognuno ha le sue idee e la possibilità di esprimerle. Credo che la buona architettura nasca in squadra. L'obiettivo è sicuramente quello di realizzare progetti più grandi, ma credo che sia uno sviluppo graduale che non si può pianificare. Ma lo tengo bene a mente. Aber man hat's im Kopf.